Quindi proseguiamo con le ditazioni dei poligoni. Adesso andiamo ad aggiungere una nuova geometria. Se vogliamo aggiungere questa nuova superficie, ci basta andare in Editing, schiacciare questo fagiolo e incominciare a disegnare. Non vado appositamente qua vicino perché dopo vi faccio vedere una cosa. E faccio, quando ho finito la geometria, vedi, io posso fare anche altri tassi, mi accorgo di aver sbagliato, lo posso fare anche dopo, o posso tornare indietro col tasto backspace della tastiera. Comunque, lasciamo questo errore. Quando abbiamo finito, o schiacciamo, no, non schiacciamo due volte, schiacciamo il tasto destro. Quando schiacciamo il tasto destro, prima di registrare la geometria, ci dice, ok, ma questo vuoi riempire gli attributi, ci metto 999, oppure potremmo scegliere di metterli successivamente. Questa è la nuova geometria che ha creato, è la 999, prende tutte le informazioni vuote che possono essere riempite. Anche qui l'area non viene calcolata in automatico, la possiamo ricalcolare, ma quello che ci interessa è dire, ok, ma io come faccio a raggiungere questo punto, questo punto? A parte che l'ho cancellata, CTRL Z, prendiamo lo strumento node, non posso avvicinarmi e quindi perché bisogna attivare nelle setting, snapping option, le opzioni. Noi possiamo dirgli ok, snapping option di current layer, adesso è off, mettiamo al vertice o al segmento, iniziamo col vertice, aggiungiamo 20. Non map unit, ma pixel. Questo è un consiglio che vi do. Pixel è molto più comodo da utilizzare perché map unit, appena faccio zoom avanti e indietro, diciamo questo riferimento ai map unit si perde. Se io faccio ok, adesso dovrebbe averlo preso. Non ho fatto ancora apply. Adesso l'ha preso. Se mi avvicino di 20, vedete come fa la calamita? Lo aggiungo qua, però io non volevo aggiungerlo a quel nodo perché se vedete l'edificio finisce qua, non lì. Allora bisogna fare anche al vertice o al segmento. E quindi qua adesso vedete che scorre sul lato del poligono. Mi serve un nodo qua, lo aggiungo qua, questo lo aggiungo qua, con questo qua, ops, questo qua io potrei metterlo qua, però a me dà fastidio perché poi si incrociano, io lo metto qua e poi ne aggiungo un altro qua. Lì c'è un nodo, lo evidenzio. Qua c'è un nodo sovrapposto. Quando si sovrappongono le linee, lui ti inserisce l'X. Poi c'è questo. E poi c'è ancora questo. E io così ho seguito esattamente. Questo si è spostato. E ho seguito esattamente le linee del livello. Questo era un nodo che non mi serviva, quindi lo cancello. E questo lo riporto. Beh, anche questo non mi serve. Faccio salva, ho chiuso l'editazione. Cosa succede? Se io prendo questo nodo e lo sposto qua e prendo questo nodo e lo sposto qua, mi rimane un buco. Non entro nel merito del vincolo topologico, però in effetti non, se mi accorgo che il muro era spostato, ad esempio il muro doveva essere questo e non questo, posso abilitare l'editing topologico. Incominciare a spostare questi punti e vedete che tutti e due, sia il poligono di destra sia il poligono di sinistra, si spostano. Adesso ci ho attivato lo snapping troppo elevato. Applica. Ok. E così seguo. Ovviamente posso cancellarlo. Lui si cancella anche da tutti e due i vertici. Questo va a finire qua, questo lo cancello. E praticamente questo editing topologico è molto molto comodo. Faccio apply, ok. Questo per inserire una nuova geometria in modo corretto. Sto pensando, ah, qua perché non c'è l'area, le etichette, se loro non trovano un campo che c'è nell'espressione, praticamente non escono, quindi tanto vale mettere o andare qui e mettere un valore tipo 0 o comunque toglierlo.
Tutto questo che abbiamo visto, andiamo a vedere le slide se sto seguendo un po' le geometrie, l'editing, l'inserimento degli attributi. Ho creato una nuova geometria. Quello nuovo che potrebbe essere, diciamo, la parte finale dell'editing che abbiamo visto è la creazione di una nuova geometria, perché questa è una geometria che abbiamo ereditato e stiamo modificando. Per creare una nuova geometria si fa Layer, Create Layer. Possiamo creare un nuovo shapefile. Possiamo decidere di fare punti, linee o poligoni. Continuiamo a usare i poligoni. Si seleziona la proiezione 4326. Se abbiamo qualche dubbio, andiamo qua, andiamo a vedere i layer che stiamo utilizzando, è 3857. Quindi noi facciamo un nuovo lay create date in un shapefile con la 3857 un poligono. Qua possiamo lasciarlo vuoto, però in effetti possiamo aggiungere tipo text e aggiungere tutti i record che vogliamo. Facciamo ok, ci chiede dove salvarlo, andiamo in elaborazione, scriviamo nuovo shapefile e fare salva questo nuovo shapefile a tutte le caratteristiche. Dopo lo start editing possiamo editare e incominciare a fare un nuovo livello. Lui ci chiede esattamente tutte le due colonne che abbiamo inserito e questo è un nuovo livello. E poi ci vengono fuori tutte le informazioni che abbiamo necessarie. Molto utilizzato però è quello che abbiamo visto prima che ci bloccava. Facciamo layer, create layer, new temporary sketch layer. Qua ci dà un po' più di opzioni, point, line, polygon o multi point, multi line, multi polygon. È la stessa identica cosa, però per ora lasciamo perdere multi point, multi line, multi polygon. Facciamo poligono, new sketch layer. Qua è il nome che prendiamo e andiamo a creare un altro fagiolo. Questo altro fagiolo è temporaneo, quindi in teoria adesso l'abbiamo creato, ma se noi chiudiamo e salviamo questo progetto, proviamo a fare open, riapriamo questo progetto, lo scratch layer praticamente non c'è. Lo scratch layer dobbiamo prendere e salvarlo. Tasto destro, save as, possiamo prendere e salvarlo in shapefile oppure salvarlo in un file GeoJSON. Io preferisco utilizzare GeoJSON da quando hanno introdotto la possibilità di editare GeoJSON. Quindi faccio GeoJSON, elaborazioni, edifici test, faccio salva, faccio ok, questo PG, questo scratch lo rimuovo, questo PG edifici test, andiamo a creargli un attributo temp text prova. Questo file GeoJSON possiamo editarlo, prima non si poteva fare questa editazione. Diciamo prova 2 e salviamo. Perché questo file GeoJSON? Questo file GeoJSON è archiviato in mio Drive, GeoMarketing, esercizi, coworking login, elaborazioni. Questo file GeoJSON è pronto addirittura ad essere pubblicato su una mappa web. PG edifici test, questo l'ho precreato, oppure andare sul sito geojson.io. Mi piace questa cosa qua del geojson.io, però io faccio open file, vado nella mia cartella L. Andiamo nella cartella geojson.io, progetti test, facciamo apri, e praticamente queste geometrie le ha prese
esattamente come sono in QGIS. Ovviamente se io aggiorno il JSON qua, loro non si aggiornano qua, però con il database funziona esattamente questo. Il GeoJSON è un file con questa struttura e ci sono un po' di tutorial in cui ne parlo e sicuramente è un formato che può mettere fine un po' agli shapefile. Bene, spero che mi sembra di aver detto più o meno tutto. Quindi questi tre video sono il riepilogo di tutto quello che abbiamo fatto al workshop. Questa è la presentazione che accompagna questi video e vi aspettiamo al prossimo workshop se siete di Milano. Ciao a tutti!